La ricchezza. Oggi voglio fare il rompiscatole filosofico. Scappa, scappa, che ora il Riganello, come si dice a Milano, con l'articolo, ci fa il pippone. No, non è vero, però, se una cosa è tangibile è che quando ho preso questo cammino, tanto tempo fa, il mio unico obiettivo era fare il bagno come zio Paperone nel deposito pieno di monete. Poi ho pensato che sono già un mezzo pazzoide e per cui la testata a pesce sulle monete avrebbe danneggiato la mia flebilissima speranza di avere un cervello sano nella mia calotta cranica, che adesso è rasata male perché, vabbè, lasciamo perdere, chissà, non dica. Però ho fatto alcune considerazioni col passare del tempo e queste si sono affinate giorno dopo giorno. Ovviamente la premessa qui è importantissima, ed è il fatto che quello di cui vado a trattare oggi tratta solo la mia vita personale, la mia esperienza personale, per cui le considerazioni che vado a fare sono per me, solo per me e per nessun altro. Ogni persona è diversa. Per esempio, c'è chi potrebbe mettere un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube guardando questo video. Potresti essere tu il prossimo. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti vado a raccontare la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto ti vado a parlare di qualcosa di molto più profondo, profondissimo. Come questo video dove cerco di portarti le mie impressioni sul significato della parola ricchezza e di cosa significa veramente raggiungerla per me. Dicevo, tanto tempo fa, all'inizio del video, cioè qualche minuto fa, che quando ho iniziato il percorso, la mia sola fissazione era diventare ricco. Ti parlo non di epoche fa, ma del settembre 2019 circa, quando il bimbo ancora non era nato. Avevo questa cosa in mente: fare più soldi possibili per poter andare via il prima possibile dal lavoro e stare più tempo con la mia famiglia e soprattutto poter lasciare qualche gruzzoletto a mio figlioletto che gli permettesse magari di fare una vita un po' più agiata di quanto non l'abbia fatto io fino ad adesso. Però, col passare del tempo, con la nascita del bambino e anche con la pandemia che ci ha tenuto un pochino in casa, giusto un paio di giorni, pochi pochi giorni, ho avuto modo di rimuginare sulla cosa e quando Pasquale Riganello rimugina, il suo cervello va in quello che dicono gli inglesi overheating, cioè gli esce il fumo dalle orecchie e si impalla il processore. Mi sono detto, ma quello che voglio raggiungere è veramente quello che voglio io realmente? Quello che mi serve veramente? Oppure sto solo idealizzando una situazione che però è l'opposto di quello magari che io avevo in partenza? E cioè il fatto che fino a un annetto prima ero completamente al verde, con debiti e senza una idea precisa di come i soldi andassero maneggiati, e per cui ho cercato di capire cosa volesse dire ricchezza per me. Sono solo soldi? È la possibilità di fare quello che si vuole? È la possibilità di avere tutto il tempo che io voglio a disposizione? In realtà è, secondo me, una serie di variabili che vanno affrontate e per quanto mi riguarda, la mia situazione mi ha invitato a ripensarle, a ripensare le mie esigenze. Ho cercato di ponderare le mie scelte in funzione delle reali necessità che pensavo di avere. Per quale motivo io devo diventare ricco? Qual è la motivazione? Sempre che sia un risultato alla mia portata, poi. Ho ridisegnato le mie aspettative, ho ricalcolato le mie esigenze e ho ponderato anche la data in cui vorrei essere fuori dal mercato di lavoro, almeno perlomeno per la mia maniera attiva di essere nel mercato del lavoro. E per cui sono arrivato a delle seguenti strategie, nonché conclusioni, che come dicevo non devono essere considerate come una serie di linee guida attendibili a una qualsiasi persona, ma come ho menzionato proprio all'inizio del video, a me solamente, al mio percorso personale, al mio percorso di vita personale. Siamo tutti diversi, con esigenze completamente diverse. Il mio obiettivo originario era di non lavorare più dai 55 anni in poi. Io ne ho 42, fra 13 anni circa. La vedo ancora possibile come cosa? Sì, la vedo possibile perché avendo cambiato il mio fine ultimo, la vedo questo traguardo, la mia portata, anzi, la vedo molto di più alla mia portata di quanto non fosse prima, molto più vicino di quanto non mi possa sembrare. Se prima basavo i miei calcoli, ti parlo proprio all'inizio della mia avventura da investitore, diciamo intorno all'agosto del 2019, basavo questi calcoli solo sugli investimenti e per cui sul capital gain e sui dividendi che questi potevano andare a generare. Bene, ora ho ampliato lo spettro delle attività con le quali voglio andarmi a mantenere. Anche perché i calcoli parlavano molto chiaramente.
per avere il mio stesso stipendio, fatto di soli dividendi e di capital gain, e per cui di azionario magari da vendere ogni fine anno, avrei dovuto parlare all'incirca, ma sono molto basso con le stime qui, di 1 milione di euro. Poi, tra l'altro, con una serie di dividendi che si aggiravano attorno al 4-5% annuo. E poi avrei dovuto andare a vivere magari in un posto piccolino, magari in un paesino piccolo, in una zona sperduta dove le spese erano molto basse. Insomma, non sarei stato veramente libero. Avrei solo smesso di lavorare, ma non avrei raggiunto la ricchezza, quello che io intendo come ricchezza adesso. Avrei avuto magari una tonnellata di soldi, ma non avrebbe voluto dire essere ricco, secondo la mia visione attuale delle cose, comunque, e quindi poter essere padroni del proprio tempo e dei propri spazi. Avrei avuto solo un pochino più soldi della media. Per cui ho disegnato, diciamo, la mia strategia, l'ho ridisegnata dicendo, ho detto a me stesso, quanto spendi tutti i mesi per fare la vita che fai adesso, senza privazioni, magari avendo la possibilità di fare quello che vuoi, una cena fuori, un viaggio, una vacanza, comprare un telefonino magari se il tuo ti si rompe, senza svenarti, più o meno magari ogni anno. Comunque, diciamo che sono arrivato alla conclusione di 2000 euro al mese. Attenzione però, che sto parlando di me. Mia moglie vuole continuare a lavorare perché con la sua laurea ha deciso di voler mettere in pratica e in funzione la sua laurea. Per cui sto parlando al momento solo di me stesso, del mio contributo alla famiglia. Ed è ovvio che con 2000 euro non si è poveri, ma non si riesce a ottenere tutto quello che voglio solamente con il mio stipendio. Per cui ai 2000 euro che mi sono messo in mente bisogna aggiungere anche quello che mia moglie porterà come parte di suo stipendio nel budget familiare col suo lavoro. Con questi 2000 euro io coprirei le spese di affitto, quelle alimentari, le bollette, l'abbigliamento e per così dire le spese non eliminabili, e in più anche la quota di soldi che ogni mese vado a investire o mettere da parte, che al momento si aggirano fra il fondo di emergenza e i soldi che vado a mettere sul mio conto al broker fra i 500-600 euro mensili. Dipende dal mese, qualche mese sono stati 300, dipende. Per cui tutto lo stipendio di mia moglie potrebbe darci accesso alle attività che sono svago, viaggi, divertimento o magari aggiungere più soldi al conto broker o al conto di emergenza, o comunque avere in realtà una vita serena. Il mio scopo finale è passato dalla ricchezza per la disponibilità economica alla ricchezza per la disponibilità del tempo. Dalla mia parte, per ora, lavorando part time riesco a portare a casa più o meno i tre quarti di quei 2000 euro. Con le fonti alternative sicuramente riesco a coprire la differenza, ma nel lungo termine, per cui da qui ai miei fatidici 55 anni, queste fonti alternative devono andare a creare il flusso di cassa che andrà completamente a sostituire quello stipendio. Faccio un esempio pratico. Io monetizzo con YouTube da poco meno di un mese, per cui non tantissimo tempo, un periodo troppo breve per tirare giù delle somme vere e proprie, ma in linea di massima adesso sto all'incirca tirando su, anche se non si può dire una cifra su YouTube, ma io sto estimandos, 90-100 dollari lordi al mese. Sono attorno ai 1000 iscritti. Se arrivassi a 10.000 potrei magari in prospettiva arrivare fra gli 800 e 900 dollari al mese, che è quasi la metà di quello che mi serve. Ho lanciato da poco il mio sito web e da quello con AdSense e con i link di affiliazioni vorrei tirare su altri soldi. Le affiliazioni poi sarebbero anche di provenienza non solo del sito web ma anche del canale YouTube. Poi c'è il libro che sto scrivendo e dopo quello ne vorrei scrivere altri. Nel momento soprattutto in cui il bambino crescerà e andrà a scuola, posso sicuramente dedicare più tempo a queste attività, sia della scrittura dei libri che di quella degli script, della registrazione dei video. So che molti potrebbero dire che fare video, montarli o pensarli e anche solo scriverli richiede tempo, così come richiede tempo anche fare la stessa cosa col libro. Ma in questo caso si tratta di passioni, quasi un divertimento e per cui di attività che mi diverto a fare. In questo modo sto usando il tempo sì, ma come voglio, non lo sto considerando un lavoro. E poi soprattutto molti video e il libro anche lavoreranno per me anche dopo mesi. Detto ciò, fino ai fantomatici 55 anni continuerò a investire con criterio, cercando di fare capital gain e di ottenere dividendi dove questo possa essere possibile. Per cui, ora la parte di investimento è solo una fetta della somma che mi porta alla mia indipendenza economica, che voglio accada appunto fra 13 anni. Insomma, diversificazione, ma con criterio. Fra il lavoro attuale che produrrà per i prossimi 13 anni appunto uno stipendio ed entrate passive che produrranno, spero, oltre quella data, altri
introiti, dovrei essere in grado di costruire delle buone fondamenta per la mia indipendenza economica. La mia ricchezza non sarà quella economica, ma quella temporale, dettata dal fatto che non dovrò privarmi delle cose che mi piacciono e dovrò fare tutto questo senza dover lavorare così tanto tempo per raggiungere magari una somma talmente alta che mi mantenga passivamente, come era nel caso in cui io volessi aver avuto questi introiti solamente dagli investimenti in borsa. Detto ciò, se mi trovassi 1 milione di euro in tasca, non è che li andrei a buttare perché ho un altro obiettivo adesso. Anzi, se ti avanza 1 milioncino di euro, sono qui, dammelo pure, ti do il mio IBAN. Comunque, scherzi a parte, ci siamo capiti comunque, no? La vita e le esigenze sono diverse. Io ho trovato la mia zona di comfort, quella nella quale voglio arrivare con le mie mani, col mio impegno e senza dover avere rimpianti. Rimpianti che ho del passato, perché ho maneggiato i soldi in maniera molto cattiva, magicamente e malamente potrei dire, ma non significa che io debba fare le stesse cavolate anche nel presente e soprattutto nel futuro. Come diceva Coelho, il personaggio di Guzzanti, tu come la vedi? Io la vedo rosea perché ogni giorno che passa, ogni giorno che va ad aggiungersi a quell'odierno, è un giorno che passa senza debiti, con un fondo di emergenza che si va ad ingrandire, con degli investimenti che crescono nel tempo e con delle rendite passive che oggi sono piccole, ma che mano a mano andranno a crescere e tenderanno ad aumentare, e io vedrò in questo modo la luce, diciamo, del mio obiettivo sempre più vicina. Quello che posso dire è che io ti auguro con tutto il cuore che se anche tu hai un obiettivo di questo tipo, tu possa trovare questa luce, qualunque sia il tuo obiettivo di vita e finanziario, il più presto possibile. Eccoci arrivati alla fine di questo video e anche a questa piccola finestra di analisi sulla ricchezza, molto filosofica. La mia ricchezza e la mia visione di ricchezza è in questo video. Spero che la condivisione di questo sia stato di tuo interesse e se così fosse ti chiedo la cortesia di lasciarmi le tue impressioni su quello che ti ho appena detto nei commenti qui sotto per aprire una discussione in merito. Inoltre, se il video ti è piaciuto, per favore ti chiedo di distruggere il pollice in su, di iscriverti al canale, di cliccare la campanella delle notifiche e anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!